Amici carissimi del canale Lupus in Game, buongiorno a tutti e ben ritrovati su Car Mechanic Simulator 2021 dal vostro Filomeno Minonzio. Riprendiamo la nostra strada verso il successo tra i meccanici di tutto il mondo. Cominciamoci a prendere un ordine di quelli che spero siano simpatici, che non ci facciano perdere troppo ma troppo tempo, perché l'ultima volta, ragazzi, abbiamo veramente, ma veramente superato il limite del consentito. Simpatica. Ma non è una Nissan. Comunque sia, che problemi ha questa macchinina? Signori, intanto guardate che splendore. Simpatica, fatta bene. Dico, quindi che problemi potrebbe avere? E chi lo sa? Portiamola dentro, sposta l'auto al ponte A. Allora, vediamo di che cosa si tratta. Stato della vettura, condizioni. Pezzo non trovato, beh, sospensione, problemi ai freni, quindi ripara tutti i guasti delle sospensioni, va bene. Quindi intanto sospendiamo la macchina in aria. Ok, questo non dovrebbe essere un lavoro, si spera e si presume. Guardate qui dentro già che cosa hanno visto i miei occhi, signori. Guardate già la condizione precaria di questo disco. Allora, vediamo. No, vabbè, le pasticche vanno bene, C'è questo disco dei freni ventilato che è da eliminare immediatamente, ok. Qualche altra cosa qui attorno? Disco dei freni ventilato, mi pare che l'ammortizzatore da queste parti sia a posto, Mi raccomando, speriamo di non beccare ancora una volta problematiche relative a boccole e cose varie. Qui invece secondo me è la pastiglia che non va bene, figlio di una pastiglia. Vedete che è dentro? Si vede che è tutto arrugginito là dentro, quindi proviamo a vedere se è la pastiglia. Secondo me sì, la pinza non è sicuramente. Quindi secondo me è la pastiglia che non va bene. Guarda qua, ok, quindi pastiglia dei freni, via. E da queste parti qua mi pare... Ah, forse c'è anche questa bella boccolina. 10% la boccolina, che si... Anche dall'altra parte mi pare che la boccolina non è messa benissimo, Vediamo. No, questa invece è messa bene. Aspetta, questa rimontala per fuori. No, perché sennò, ragazzi, poi per rimontare pezzi, non le, queste, le boccole soprattutto, vi consiglio ogni volta di prestare molta attenzione. No, queste sono messe bene. Va bene, andiamo dietro. Vediamo come è combinato qui. No, io qui non vedo nessun tipo di problema. Vediamo. No, non mi sembri messa male. No, forse questa boccola... No, ma nemmeno. No, secondo me il problema qui non si pone. C'è anche un problema di sospensione, ricordiamo. Qui invece sì, guardate. Ecco, guardate che bellezza. Qui c'è da cambiare pinza. E pastiglia. Cioè pinza, disco e pastiglia, tutte e tre forse. Eh sì, guardate. Intanto la pinza va via. Ok, pastiglia, vanno bene. Questo disco non mi piace, non suona bene, 26%. Ok, cosa manca all'appello? Allora, abbiamo trovato una boccola in gomma, quindi l'altra sarà un'altra boccola in gomma. Manca un pezzo, quindi vediamo. Problema relativo alle sospensioni, quindi non dobbiamo guardare altro. Quindi quello che potremmo guardare sono boccole... Queste cose qua, ok? Quindi non ci perdiamo in altre cose che non c'entrano nulla. Impegnativo, secondo me mi sfuggi come l'ultima volta. No, qui il livello di ammortizzatori va bene. Beh, è solamente una vita arrugginita, quindi non penso che ci sia un problema. Ma proviamo a vedere questa ruota. Ma secondo me no, secondo me questa va bene. Probabilmente il problema è avanti. Eh sì, no, queste vanno bene. No, qua non c'è nulla da dover togliere. Secondo me il problema è davanti. E sarà qualche altra boccola. Qua, boccola qua. Vediamo. È una questione, secondo me, di boccole. Queste boccole sono veramente una tragedia. Questa è pure arrugginita. Dice che è questa? Vediamo. Non è quella là sotto. Questa? No, l'82% non esiste proprio.
Vediamo se qua questo è qua da sotto, perché ci devono creare ovviamente i problemi, se no ci mancherebbe altro. Ma non lo so ragazzi, non è che sono molto convinto di questa boccola. No, non penso che sia la boccola il problema. Però non vedo nient'altro di pesantemente combinato male, eh. No, sta boccola mi pare messa bene. Boh, non ci vedo problematiche da queste parti. Ma neanche tu mi sembri malmessa. Boh, vogliamo fare un tentativo che l'alziamo e vediamo se è problematica veramente di boccola. Attenzione, no, c'è anche la pompa ABS che va tolta. E che cosa c'entra la pompa ABS con le sospensioni? Cos'è un extra questo? Aspetta. Certo, qua va tolto tutto. Perché è collegata? No, ma non c'entra niente. Eh? Io me la fai togliere? No, aspetta, smontaggio. Ecco, perché, aspetta. E questa va tolta, ragazzi, a prescindere. Cioè, qua gli facciamo una cortesia noi. Ma secondo me è questo il problema, ragazzi. La pompa ABS, 24%, vediamo. Infatti, allora, qua l'abbiamo trovato il discorso. Allora, manca l'ultimo pezzo relativamente alle sospensioni. E allora, a questo punto, ragazzi, deve essere per forza una boccola. È per forza una boccola. Non ci sono alternative. Ma dov'è sta boccola? Tra queste? Ma io non le vedo così brutte queste boccole. Vediamo qua. No, ma non mi sembra così negativa questa boccola. Non mi sembra, nemmeno l'altra mi sembra negativa, eh. Ma no, no. Però, ecco qua, abbiamo trovato. Ah, mattacchione che non sei altro, ti ho trovato. Ha già trovato un problema. E il problema è qua, è un cuscinetto per il mozzo della ruota, infatti. Ok. Sì, cuscinetto per il mozzo della ruota, boccola in gomma. Allora, io boccola in gomma, come sono messo nel mio inventario? Boccola in gomma, un modulo ABS ce l'avrei. Manca la pompa ABS. Allora, fai una cosa. Aggiungi la lista degli acquisti. No, questa deve aggiungere la lista degli acquisti. Rifiuta. Aggiungi la lista degli acquisti, una boccola, il cuscinetto. Ce l'ho un cuscinetto? No. No. E poi mi serve il disco dei freni e pinza del freno e una boccola in gomma. Ok, andiamo a acquistare, va. Allora, apri la lista degli acquisti. No, quale blocco motore? Leva questa roba, no. Non c'entra, boccola in gomma. No. Boccola in gomma sì, ma per uno, però non per due. Servofreno non mi serve, coprimozzo non mi serve, loro in pompa sì. Ho tolto la pompa, non sono un coglione. Vabbè, vai, chiudi tutto qua, lascia perdere, poi lo rifacciamo nuovamente da capo. Va bene, allora comunque sì, mi serve una boccola in gomma. Allora, boccola in gomma normalissima. Poi ci serve un disco dei freni normale, disco dei freni. Poi mi serve pastiglia, una pastiglia dei freni. Okay. E mi pare che poi ci serviva il coprimozzo, cuscinetto per mozzo della ruota. Disco dei freni ventilato. Anche il disco dei freni, meno male perché avevo preso. Allora poi disco, mozzo, cuscinetto per mozzo della ruota. E poi mi serve un disco dei freni ventilato. Mi pare che abbiamo tutto quello che ci serve. Boccola in gomma presa, cuscinetto per mozzo della ruota preso, disco dei freni ventilato preso, pinza del freno, mi serve una pinza della pompa ABS, pinza del freno e pompa ABS. Quindi pinza del freno presa e una pompa ABS.
Mi serve una pompa ABS. Dove cavolo sta la pompa ABS? Nella zona elettrica, probabilmente nella zona elettrica. Ecco qua, dovresti essere qui. Pompa ABS 950 BP. Va bene, signore, andiamo al montaggio. Scusate. Allora, qui potevamo direttamente montare perché non era interessata la ruota in questo caso, quindi va bene così. Ok, poi girami dall'altra parte, vanti a fare una bella passeggiata e qua le cose ne dobbiamo mettere. Allora, vai. Prima di tutto, cuscinetto per mozzo, vai. Disco dei freni, vai. Pinza delle pastiglie dei freni, vai. E pinza del freno, vai. Ok, qua è a posto. Mi pare che dall'altra parte sì, c'è da l'asse di trazione. Ok, una bella vita a parte. E poi un bel pneumatico sportivo che ci fa tanto godere. Vabbè, questi sono tipi di lavori che comunque sono abbastanza fattibili, leggeri, abbordabili, non ci portano via 6 ore di tempo. E tra le altre cose c'è un discreto guadagno, quindi un discreto guadagno che a noi ci serve, 86%, va bene. Poi dovremmo anche cominciare a pensare a prendere qualche pezzo per la nostra macchina nuova, quella che abbiamo comprato per noi, che è presa dallo sfasciacarrozze e fa veramente cagare. Però dobbiamo vedere i pezzi che abbiamo a disposizione. E ancora non è che abbiamo tutti questi grandi guadagni per cui possiamo, tra virgolette, pretendere di fare chissà che cosa. Proviamo. Allora, intanto qui sì, c'è un disco dei freni ventilato da inserire, una pastiglia dei freni da inserire, una pinza dei freni da inserire, c'è anche la boccola, non dimentichiamocela. Prima del copertone però vorrei andare ad inserire la boccola. E mi ricordi dov'era? La boccola era da questa parte, sì, eccola qua. Ok. Pompa ABS intanto, ok. E poi il modulo ABS, che era l'82%. E direi che va bene. Ok, poi la ruota, l'ultimo pezzo che è rimasto da montare. Mi pare che poi abbiamo finito. Ok, abbiamo finito? Stato alla vettura, tutto fatto. Concludiamo l'ordine, ci sono presi 2000 euro, va bene. Vediamo se troviamo qualcos'altro di leggero, non voglio esagerare, magari cambiamo... qui c'è da cambiare tanta roba. Questa qua, che alla fine però... questa c'ha anche il cambio, problemi al cambio. Questo c'ha problemi al motore, quindi so parecchie, revisione e riparazione generale del motore neanche ammazzato, perché perdiamo 6 ore del nostro tempo e della nostra vita, e si fa una certa. Potremmo pensare a questa Nissan... Rumore al motore, ragazzi. E quando ci sono rumori al motore, raga, non dice nulla di buono. Allora, a questo punto prendiamoci questa Royal e speriamo che non porti via parecchio tempo. Vediamo. Allora, mamma mia, intanto facciamogli una fotografia. Carrozzeria, tutto quanto a posto qui. Portiamola dentro, dai. Subito ad operare, ponte. Subito all'opera ad operare. Che colore di merda che ti sei preso. Insomma, perlomeno a me non piace. Però carina la macchina. È una Nissan. Carina. Vediamo com'è combinata questa macchina. Comunque non è male come macchina, eh. Vediamo un attimino il motore dentro. Già vedo roba assolutamente da Madonna mia. Anche il modulo ABS. Anche qui. Mamma mia, delle libere scelte. Allora, vediamo se c'è una pizza. Non trovato. Sospensioni sono allentate. Tutto che non troviamo, problemi ai freni, trasmissione rumorosa, quindi gratta nel... Allora, cambio e trasmissione, sicuramente. Allora. Ok. Qui c'è un bel lavoretto. Via andando modulo ABS. Modulo ABS e pompa ABS, quindi tutti e due vanno cambiati. Ok, pompa ABS. Ok. Poi, guardate che belle sospensioni che ci sono qui, signori. Signore e signori, guardate che belle sospensioni che abbiamo qua.
l'ammortizzatore fa veramente, ma veramente cagare, come anche quella pinza del freno che sto vedendo in questo momento. Signori, quando è così, operiamo, operiamo, bisturi per favore. Ok, vai, togli subito questa pinza del freno. Ok, qua ci siamo. Dopodiché mi devi togliere cortesemente la barra antirollio. Ok, che comunque non è da cambiare, perché dobbiamo, quello che dobbiamo cambiare è questo ammortizzatore, che ora poi sistemeremo a dovere. Ok, l'ammortizzatore va tolto, va sostituito. Guardate qua da quest'altra parte cosa ho trovato. Guarda, 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 guarda che bello, guarda, guarda, guarda. Questo da sotto la vettura va cambiato. Poi guardate questa bella estremità della barra antirollio. Togliamo immediatamente questa ruota. Mamma mia, anche quella pinza, come sta male, come sta male questa pinza. Questa pinza sta malissimo, signora, è questione di pinza oggi. Noie, veramente noie queste sono. Barra antirollio, mamma mia ragazzi. Ok. Qua dobbiamo fare operare da sotto. Quindi intanto vediamo se abbiamo trovato tutto quello che era. Sospensioni, delle sospensioni non abbiamo trovato, i pezzi ma saranno là dietro. Revisione, pezzo non trovato, le sospensioni battono. Ok, abbiamo trovato l'ammortizzatore, estremità della barra antirollio, quindi ci sarà qualcosa dietro. Qui manca un pezzo. Ok, problemi freni, trasmissione rumorosa e c'è qualcosa che gratta. Va bene, quando grattano le cose dobbiamo sicuramente passare una cremina. E quindi andiamo a mettere la cremina. Già vedo ancora roba rugginita qua. Allora, vediamo. Ecco, guarda qua, guarda qua. Guarda qua, aspetta, aspetta, perché ho visto una cosa molto interessante. Ehi, biella d'accoppiamento esterna. Ciao. Trovata. E poi andiamo da questa parte qua. Signori, signori. Allora, per fare ciò dobbiamo togliere l'asse di trazione anteriore. Ok. E poi dobbiamo togliere, se non vado errato, questo come si fa a togliere, ragazzo? No, la batteria non ci interessa da togliere la batteria. Per togliere questo che dobbiamo togliere? No, non me lo dire. Vuol dire che devo smontare tutto il motore, no, vero? No. La scatola del cambio, a che cosa è collegata? Ah, ok, quindi anche qua dobbiamo togliere, vabbè. Giusto. Vabbè. Ok. Albero di trasmissione, dopodiché possiamo, penso, andare a togliere. Ah no, mi serve da togliere il motorino di avviamento. Ok, e poi scatola del cambio, che questa sarà praticamente il pezzo mastro della nostra situazione, della nostra collezione. E poi ovviamente anche il cuscinetto di rilascio della frizione andrebbe cambiato. Ok, andiamo a vedere un attimino adesso la biela d'accoppiamento trovata. Pezzo ancora non trovato, la sospensione manca un pezzo. Problema ai freni manca ancora un pezzo. Cuscinetto fatto e scatola del cambio fatto. Quindi tutto adesso, secondo me, è da spostare addietro la macchina. Quindi andiamo da queste parti qua, perché già vedo, guardate che bella situazione qui. L'ammortizzatore posteriore, signori, che fa letteralmente cagare. Poi, qui no, qui mi pare che la situazione va bene, qui si è a posto. E qui vedo che c'è un qualcosa che non mi piace, come anche l'estremità antirollio. Vabbè, abbiamo trovato quello che dovevamo. Quando è così è molto bello, rapido e conciso. Una sgrassatina con lo Chantecler. E qua abbiamo pinza del freno, che è andata, che passerà a miglior vita. Poi da questa parte qua mi serve estremità antirollio. Mi pare che abbiamo forse finito. C'è qualcos'altro? Vediamo. Allora, estremità biella, ok, fatto. Pezzo non trovato, revisione e riparazione generale delle sospensioni. Qui abbiamo trovato tutto. Guarda che manca solamente la revisione, riparazione generale delle sospensioni. Quindi c'è qualcosa nelle sospensioni che ancora va male. E quando si tratta, signori, di sospensioni, ci sono problemi grossi. Sospensioni, vuoi vedere che è questa boccola? Esatto, non avevo dubbi che fosse la boccolina. Eccola qui, un'altra boccolina, signore, da prendere. Allora, andiamo subito al mercato. Che mio padre un topolino per due soldi comprò. Allora, no. Mercato. Allora, prima di tutto, andiamo per biella d'accoppiamento esterna. Biella d'accoppiamento esterna. Allora, la pompa ABS mi serve, sì. Come mi serve anche il modulo ABS. Modulo ABS. Modulo
Yes, ok. Poi, adesso puoi andare... No, scusami. Adesso puoi andare direttamente nel reparto normale. Quindi boccola in gomma. Ok. Poi mi devi prendere... Sicuramente mi devi prendere una scatola del cambio. Sicuro scatola del cambio. Biella di accoppiamento esterna ed estremità antirollio. Biella di accoppiamento esterna. Ok. E una estremità della barra antirollio. Posteriore o anteriore? Estremità della barra antirollio posteriore. Estremità della barra antirollio posteriore. Ok. Poi mi devi prendere, questo è fatto, una boccola in gomma presa, ammortizzatore anteriore, ammortizzatore posteriore A. Quindi ammortizzatore anteriore, ok, e ammortizzatore posteriore A, questo, ok. Poi, questo è fatto, estremità della barra antirollio anteriore A. Presa, ok. Poi mi devi prendere modulo ABS preso, tre pinze del freno, quindi pinze del freno, me ne prendi 3, ok. E poi mi pare che mi devi prendere questo cuscinetto di rilascio della frizione. Cuscinetto di rilascio della frizione. Non costano un cazzo queste cose, ragazzi, a buon mercato. E poi scatola del cambio, i 3. Questo è il pezzo grosso, qui secondo me voleranno tanti soldini. Scatola del cambio, i 3, 800 infatti. Va bene, andiamo al montage. Quindi montage, ammortizzatore posteriore A. Ok, poi Sullivan. Da questa parte che abbiamo? La boccola, mi pare che c'è la boccola. Ok, alright. E da questa parte abbiamo, sì, la estremità della barra antirollio posteriore. Ok, e poi qui c'è un bel po' di roba da dover andare a rimettere, tipo per esempio la pinza del freno. Ok. Mi pare poi la ruota. Ok. Mi pare che c'era qualcos'altro, può essere? No. Comunque, lavoretti simpatici da queste parti. Andiamo avanti. Allora, sì, qua dobbiamo secondo me fare qualcosa. Aspetta un attimo che mi vado a ricomporre là sotto. Tipo, montaggio. Ok, tanto estremità antirollio. E qua ci siamo. Poi sì, mi devi andare a montare. Aspetta. Ok, cuscinetto di rilascio della frizione. Era bello simpatico. La scatola del cambio che è bella potente, prepotente. Guarda che bella adesso questa scatola del cambio. Guarda che bellino. Facciamo una fotografia di questa scatola del cambio che mi piace, sorridente, allegra. Adesso probabilmente questa macchina respirerà un po'. Poi c'è il labbro di trasmissione. Ok, e poi asse di trazione. Va bene. E direi che poi possiamo andare al montaggio della pinza del freno. Ok. E al montaggio del cerchione, che è un bel montaggio, un bel cerchione, direi. Con questi lavoretti ti fai 4.000 euro puliti. Allora, poi dall'altra parte, qui mi pare che abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare da questa parte, quindi potremmo anche far scendere sta macchina, perché soffro i vertigini. Ok, montaggio, monta. Allora, no, per l'ammortizzatore qui, ecco, ora qua c'è un problemino. Smonta i pezzi. Ora qua sicuramente dobbiamo comprare un po' di roba. Ok, quindi rimuovi i pezzi. Ammortizzatore anteriore che io ho comprato. Quindi vediamo un attimino di rimontare. Dov'è? Oh, ma ci siamo arrivati là. Monte pezzi 1, 2 e 1, 3. Ok, ora ci siamo. Ok, rimuovi. Ok, e balla a rimontare.
Quindi adesso dovremmo esserci, 77%, vai più che sufficientemente bene. Ok, qua è a posto, mi rimonti l'asse di trazione anteriore. Va bene. Pinza del freno, l'ennesima, ok. E poi, aspetta perché manca qualcosa dietro probabilmente. Anzi, qua è l'estremità. No, manca un'estremità. Fermate qua. Ok, la parantiro l'io. Questo è a 71%. Ok, biella d'accoppiamento interna, biella d'accoppiamento esterna, ok, e poi andiamo al copertone, pneumatico. Sei al 62%, quindi sei, mio caro, molto al limite. Allora, probabilmente abbiamo finito, vediamo se abbiamo completato, perché oggi ci sta andando di lusso. Manca, sì, il modulo ABS, pompa ABS. E ovviamente il modulo ABS. E abbiamo anche finito per oggi. Ma direi che la macchina è più che pronta, eh. Ok. Una bella macchina questa. Vediamo se abbiamo finito. Sì, abbiamo fatto tutto. Alla grande. Allora, fai una cosa. Abbiamo guadagnato noi qualche cosa. Però io prima un giretto me lo vorrei fare. Fatti... Sposta la macchina intanto. L'ingresso. Facciamoci una passeggiata con questa macchinina. La vogliamo guidare? Guarda che carina. Accendi, spegni la guida l'auto. Manca il motorino d'avviamento. E che cazzo, manca il motorino d'avviamento. Porca miseria. Rimettila, va. Mi ero dimenticato qualche cosa. Porca miseria. Allora. Dov'era il motorino d'avviamento? Era sotto, in basso. In basso, eccolo qua, motorino d'avviamento. Ma già scusare. Ok, allora fai una cosa. Portala fuori, sposta l'auto e facciamoci un giretto. Vediamo. Guidala. Pista di prova. Sì. Vediamo come va sta macchina. Ma tutti con motore aspirato sono? Ah, qua le sospensioni vanno bene. Che perlomeno in curva taglia che è una meraviglia. Test di accelerazione. E l'accelerazione che non mi piace. I freni funzionano che è una meraviglia. Vediamo le sospensioni. Tac, tac, tac. Vediamo il freno. Minchia, i freni sono andati a meraviglia. Vabbè, la macchina è una Funonzia. L'abbiamo fatta bella bellina. Va bene, vediamo quanto abbiamo guadagnato e quanto... Tutto a posto. No, tutto a posto. 100%, 60% ancora. Puoi campare, cavallo, che l'erba ti cresce addosso. Allora, vediamo un attimo. Stato della vettura. Direi concludiamo l'ordine. Ci abbiamo preso qui un 5.000 pippini. Quindi andiamo a vedere se abbiamo guadagnato... Questo garage è da sistemare immediatamente. Vediamo se abbiamo guadagnato qualcosina. Punti abilità disponibili non abbiamo preso manco uno. Grazie a cazzo, ti ringrazio, sei un amicone. Va bene ragazzacci, direi che per oggi può anche andare bene così. Non facciamo video troppo lunghi, poi magari di questa serie la continuiamo anche in live, che si presenta molto meglio. Quindi pollicciazzo in su se il video è piaciuto, iscrivetevi al canale ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Dal vostro Filomeno Minonzo è tutto, passo e chiudo, ciao.